Coronavirus, altra giornata di tregua, registrato un solo nuovo caso su 368 tamponi con un tasso di positività allo 0,3%, 12 guariti e la situazione a Cardarelli resta invariata, 7 i pazienti Covid, di cui 2 in terapia intensiva. A Fornelli 2 classi tornano in DAD. Campagna vaccinale da oggi, la somministrazione della terza dose, 7.000 alle persone fragili che saranno contattate e convocate con un SMS. Luigi Di Maio a Isernia, recovery ultimo treno, Castrataro, l'uomo giusto per rilanciare la città perché saprà utilizzare i fondi europei. Il ministro ha parlato anche del Green Pass e del laboratorio politico che sta nascendo in Molise e domani arriva Mara Carfagna. Il piano operativo mira a privatizzare quel che resta della sanità pubblica molisana, così il comitato Pro Cardarelli che boccia il programma adottato qualche giorno fa dal commissario Toma. Un'organizzazione attiva tra l'Italia e la Spagna è stata sgominata dalla polizia postale, 18 gli arresti, uno anche in provincia di Isernia, per l'accusa del gruppo criminale dopo aver rubato il PIN delle home banking, riusciva a drenare enormi fiumi di denaro sui conti di prestanome. Infine lo sport, il calcio, Campobasso imbattibile fuori casa, Novellino si complimenta con i lupi, Cudini un punto che fa morale, classifica. Serie Diva, sto girar di KO, eccellenza, clamorosa sconfitta per l'Isernia al Lancellotta, il Memory all'Antonello Siravo. Bentrovati, nuovo appuntamento con le news di Teleregione. Come avete sentito, parleremo dell'emergenza Covid, di vaccini, un'ampia pagina anche politico-elettorale e la sanità. Partiamo con il trend della pandemia da coronavirus, una seconda giornata consecutiva di tregua perché l'ASREM ha rilevato un solo caso di positività al Covid rispetto ai 368 tamponi processati in queste ore, quindi il tasso di contagiosità è allo 0,3%. Fortunatamente non ci sono nuovi ricoveri né trasferimenti in terapia intensiva, questo significa che la situazione al Cardarelli è rimasta invariata, 7 pazienti, 5 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Vediamo i guariti di giornata, risultano 12 persone che si sono negativizzate, quindi al momento in tutta la regione 175 sono i positivi in isolamento, invece ci sono ancora 2.284 persone e c'è stata l'esplosione di un cluster a Fornelli. Questo ha comportato il ritorno in DAD, in didattica a distanza, di 2 classi della scuola del paese, una alla materna per la positività proprio di un bambino piccolo e un'altra all'elementare, anche in questo caso c'è la positività di un'alunna. Circa 10 positivi in paese, con la popolazione che si sta sottoponendo in queste ore a tamponi molecolari per accertare il numero effettivo dei contagi, diversi anche i cittadini in isolamento. L'obiettivo del tracciamento ASREM è isolare ogni eventuale cluster, perché sembra che ci sia stata proprio l'esplosione di un cluster. Ed ora parliamo delle vaccinazioni, perché come sapete da oggi in tutta Italia è partita la campagna della terza dose per le persone fragili. Naturalmente in Molise è partita anche questa iniziativa, si tratta dei soggetti che rientrano nella categoria degli immunodepressi, circa 7.000 le persone in Molise che fanno parte proprio di questa categoria e che quindi verranno contattate dall'ASREM, contattate per la vaccinazione tramite un SMS sui numeri già comunicati al momento dell'adesione alla campagna, e le inoculazioni avverranno nei centri vaccinali ospedalieri proprio in considerazione del particolare stato di salute delle persone interessate. Immunodepresse, persone fragili. Nel contempo l'ASREM conferma che gli altri punti vaccinali rimarranno comunque aperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 per consentire a coloro che ancora non lo hanno fatto di sottoporsi al vaccino. Sappiamo che c'è una intensificazione della campagna da parte dell'azienda sanitaria, i numeri del Molise sono buoni, ma bisogna ancora fare di più, ottenere una copertura sempre maggiore delle persone vaccinate. Ed ora la politica, la pagina elettorale che riguarda principalmente Isernia. Si vota il 3 e 4 ottobre, sfilata di big in questi giorni nella città pentra. Ieri sera è arrivato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha parlato dei fondi europei, del PNRR, ha detto Castrataro è il miglior sindaco proprio per utilizzare questi soldi. Sentiamolo, intervistato da Pierluigi Boragine.
Bagno di folla a Isernia per il ministro degli esteri Luigi Di Maio, in piazza nel cuore del centro storico per tirare la volata al candidato sindaco del centro-sinistra Piero Castrataro. Il recovery fund è l'ultimo treno che passa, ha detto Di Maio, sottolineando l'importanza di affidare le ingenti risorse a sindaci capaci di mettere in campo progetti validi e realizzabili. Ci sono circa 230 miliardi di euro da spendere, i sindaci saranno protagonisti di questa capacità di spesa. Credo che abbiamo bisogno di sindaci che siano in grado di esercitare questa spesa e di spenderli bene, altrimenti l'Europa non ce ne manda altri. Quindi la mia presenza qui e il sostegno ad una coalizione con un candidato sindaco che è un manager, che è una persona che lavora all'interno di questo comparto, quello delle energie rinnovabili, che sono protagoniste della spesa del Recovery Fund, è un segnale che vogliamo dare come forza politica a tutta la regione. Feeling totale tra il ministro e il candidato sindaco, in particolare sulla possibilità per Isernia di rinascere con i fondi che arriveranno dall'Europa. Per Castrataro le risorse, se intercettate, permetteranno di attuare i progetti inseriti nel programma illustrato alla cittadinanza. Con queste risorse noi possiamo effettivamente realizzare tutti i progetti che abbiamo scritto nel programma e credo che la nostra coalizione con i candidati, le competenze che sono espresse da questi candidati sono i migliori che possono realizzare questi progetti, non come la giunta comunale uscente tutta ricandidata che ha dimostrato di non saper nemmeno costruire una piscina. Risorse utilizzabili anche per affrontare e magari risolvere problemi atavici come quello della sanità. Fondi per la sanità è l'ultimo treno per il Molise? Io credo che ci siano state tante opportunità, molte anche sprecate qui in Molise sulla sanità. Quindi speriamo adesso che questi fondi possano essere utilizzati. Isernia ha osservato speciale perché qui c'è un laboratorio politico che potrebbe dare una nuova visione di centro-sinistra con PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra e Civiche, alleati per fermare le destre. Da questo schema può essere riproposto anche altrove? Questo lo decideranno le forze politiche. Io ho fatto un giro abbastanza importante in queste settimane in tutta Italia per i comuni che vanno al voto. Ci sono territori dove c'erano i presupposti per stare insieme, altri no, ma questo non vuol dire che l'alleanza non possa essere il futuro da un punto di vista nazionale. Infine il Super Green Pass esteso alla platea dei lavoratori privati. Il governo va dritto per la sua strada e i risultati sono già evidenti. Sul Green Pass io vi dico che i risultati stanno arrivando. Noi abbiamo esteso il Green Pass ad altri ambiti perché erano degli ambiti in cui c'era il rischio che i contagi aumentassero. E ciò che è venuto fuori è che già in queste ore abbiamo il 35% in più di prenotazioni della prima dose. E domani, sempre a Isernia, arriverà Mara Carfagna, già ministra delle pari opportunità, oggi ministra per il Sud e la coesione territoriale. La ministra incontrerà la stampa nella sede del candidato sindaco Gebri Meroglio in via Umbria numero 2. Il tema al centro dell'incontro sarà anche in questo caso il PNRR e lo sviluppo del Molise. Questo è il focus dell'evento che vedrà protagonista Mara Carfagna, che poi andrà in Alto Molise ad Agnone per partecipare all'evento sul clima, sull'ambiente della Last 20. Parliamo ora del piano operativo sanitario approvato dal commissario governatore Toma, un piano che ha attirato le critiche in ultima analisi della CGIL, ma anche del comitato Pro Cardarelli, che oggi ha voluto incontrare la stampa. Sentiamo Rita Iacobucci. Dalla tragica esperienza del Covid si sarebbe dovuto trarre insegnamenti e conseguenze necessari soprattutto in una realtà particolarmente fragile come quella molisana. Al contrario, col programma operativo 2019-2021 si è persa la speranza che l'emergenza Covid potesse trasformarsi per il Molise nell'opportunità di migliorare l'organizzazione regionale, perché il documento mira a privatizzare quel che resta della sanità pubblica molisana. Così il comitato Pro Cardarelli, che non ha dubbi né usa mezzi termini, il piano, affermano dal sodalizio
presieduto dal dottor Mino Dentizzi, è un profluvio di parole senza alcuna specificazione di fattibilità circa punti salienti quali il potenziamento della medicina territoriale, l'incremento del personale, la formazione medico-specialistica e la valorizzazione degli specializzandi, gli interventi infrastrutturali diretti alla riqualificazione, al potenziamento delle strutture da attuarsi secondo un piano di investimenti nell'edilizia e nelle tecnologie sanitarie, ancora lo sviluppo della sanità digitale. Nessun cenno, dice il Procardarelli, alle case e agli ospedali di comunità, alle centrali operative destinate alla gestione dei servizi sul territorio. Inoltre, i soggetti con patologie tempo dipendenti e i politraumatizzati saranno costretti a rivolgersi a strutture private e ospedali di regioni limitrofe, con inevitabile aumento della mobilità passiva in mancanza di un servizio di elisoccorso. Il Neuromed di Pozzilli esce dal percorso ictus in urgenza e per la centralizzazione del paziente con ictus emorragico, si legge in un prospetto contenuto nel piano, è prevista la stipula di accordi con Rummo di Benevento e gli ospedali riuniti di Foggia. Tra le righe viene riproposta l'integrazione pubblico-privato con la ex cattolica, rispetto alla quale il Procardarelli ha da sempre manifestato la propria assoluta contrarietà. Un piano, in conclusione, che per il Comitato non risolve le criticità della sanità molisana. Il Procardarelli presenterà le proprie proposte di riordino al commissario Donato Toma. Non sarà in piazza il 30 settembre perché non condivide la motivazione e l'organizzazione della manifestazione indetta dal forum, ma gli aderenti al comitato rimarcano la necessità del confronto per individuare punti di convergenza e obiettivi comuni per salvaguardare il servizio sanitario nazionale. Parliamo ora di cronaca. Un'organizzazione attiva tra l'Italia e la Spagna è stata sgominata dalla polizia postale. 18 gli arresti, uno anche in provincia di Isernia. Per l'accusa, il gruppo criminale, dopo aver rubato il PIN delle home banking, riusciva a drenare enormi flussi di denaro sui conti di prestanome. Sentiamo Nicola De Santis. 150 persone coinvolte, 18 soggetti arrestati. Truffa, frode informatica, ricettazione, stupefacenti e rapina, le ipotesi di reato. 118 i conti correnti sequestrati, il tutto per un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro solo nell'ultimo anno. Sono i numeri impressionanti dell'operazione denominata Fontana Alma Bahia, che ha riguardato anche la provincia di Isernia, contro il cyber riciclaggio, condotta dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni del Compartimento per la Puglia e dalla polizia spagnola con il supporto a livello internazionale delle agenzie europee Eurojust ed Europol. L'organizzazione smantellata dalla postale era composta prevalentemente da cittadini italiani residenti alle Canarie, in particolare a Santa Cruz di Tenerife, specializzata nelle frodi online e nel cyber riciclaggio. Attraverso hacker specializzati in furti di dati personali online, l'organizzazione si impadroniva dei PIN delle home banking delle vittime, in prevalenza italiane, ma anche spagnole, inglesi, tedesche ed irlandesi, disponendo bonifici bancari per migliaia di euro in favore di conti correnti spagnoli intestati a prestanome di nazionalità quasi sempre italiana, ma residenti in Spagna. Il bottino delle truffe online veniva poi riciclato nell'acquisto di criptovaluta o per alimentare ulteriori attività criminali come ad esempio la prostituzione, la produzione del traffico di droga, il traffico di armi. 16 pluripregiudicati sono stati arrestati dai poliziotti italiani e spagnoli nella penisola iberica. In Italia gli agenti hanno invece eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, una in provincia di Isernia, l'altra in provincia di Torino, in esecuzione di due mandati di arresto europei emessi dalla magistratura spagnola nei confronti dei vertici dell'articolazione criminale italo-spagnola. In particolare, la polizia postale in provincia di Isernia è intervenuta in un centro dell'Interland Venafrano per trarre in arresto un pregiudicato napoletano residente in Molise, successivamente associato al carcere di Campobasso per assenza di posti nella casa circondariale di Isernia. Sempre per la cronaca, c'è stato un rocambolesco inseguimento nelle scorse ore tra i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Termoli e un ladro che poi si è dileguato tra le campagne. Tutto è iniziato quando l'auto non si è fermata all'alto, i carabinieri si sono messi all'inseguimento che è finito all'altezza di Campomarino. Il fuggitivo ha abbandonato l'auto su una strada che si trovava in prossimità della
provinciale 40, è riuscito a fuggire a piedi anche perché ha approfittato del buio della fitta vegetazione e si è scoperto che l'auto era stata rubata poco prima da ignoti malfattori mentre era parcheggiata alla periferia di Termoli, in prossimità dell'abitazione del proprietario. È stato rintracciato il proprietario, quindi dopo i rilievi il mezzo è stato restituito. Sempre a Termoli, tanta paura in un appartamento di via India, alle spalle del centro commerciale La Fontana. Un principio di incendio si è registrato in un appartamento della zona. C'era all'interno una famiglia, fortunatamente nessun danno alle persone, solo tanto spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per estinguere le fiamme e per mettere in sicurezza l'appartamento. Il livello del mare è aumentato di oltre 20 centimetri in un anno, lo sostiene il fisico Domenico Mastro Giuseppe, intervistato a Termoli dal collega Emanuele Bracone. Il livello del mare è aumentato di oltre 20 centimetri in appena un anno. La causa? Il rallentamento della rotazione terrestre. Lo sostiene lo scienziato aquilano Domenico Mastro Giuseppe, fisico che in passato ha operato nel Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo e ora è concentrato su una personale ricerca sul perché questi ultimi decenni siano stati segnati da una serie di disastri. Mastro Giuseppe rivolge un appello ai colleghi e alla Presidente della Commissione dell'Unione Europea, von der Leyen. Mastro Giuseppe, intervistato a Termoli dal collega Emanuele Bracone. Non solo la costa adriatica, ma l'intero pianeta è messo a rischio da questo fenomeno che io sto descrivendo anche su articoli di giornale, sul mio blog, da ormai 12 anni. In particolare per la costa molisana ho avuto io la possibilità di rilevare personalmente che c'è stato un innalzamento del livello del mare di circa 20 centimetri al netto delle maree. Perché da una quindicina d'anni sorveglio una risorgiva di acqua dolce che sta sulla spiaggia a nord del grattacielo, che io avevo proposto più volte all'amministrazione di valorizzare realizzandoci un fontanile, no? Sarebbe stato forse l'unico in tutta la costa adriatica. Quindi che ci sia effettivamente questo sollevamento, che io ho rilevato perché quella risorgiva che prima stava sul bagnasciuga, adesso è sommersa da mediamente 20-30 centimetri di acqua, è evidente che il livello del mare si è alzato. E si è alzato per motivi legati al rallentamento della terra. Una rete di monitoraggio in continuità del livello del mare sarebbe estremamente importante, perché 20 centimetri in un anno, questo è successo qui a Termoli, rilevati personalmente da me, significa che nel giro di 4-5 anni i porti dell'Adriatico, ivi compreso quello di Termoli, saranno inagibili. Sul problema del rallentamento della terra ha interessato persino la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dalla quale ha ricevuto una risposta. Sì, infatti questa è la terza lettera che faccio alla Presidenza dell'Europa e questa volta probabilmente per la maggiore sensibilità della Presidente, che è una donna, che hanno un senso della protezione molto superiore a quello di noi maschietti, mi ha risposto mi ha dato la possibilità di mettere in contatto con i responsabili dell'agenzia APRE, Agenzia per la Ricerca in Europa, per eventualmente finanziare un progetto di ricerca. Allo stadio Lancellotta di Isernia si è svolto il primo Memorial Antonello Siravo, una manifestazione che ha unito sport e solidarietà. Con i fondi raccolti, infatti, verrà finanziata un'associazione che si occupa di ricerca sul cancro. Ottimo giocatore, ottimo compagno di squadra e soprattutto ottima persona, amico di tutti, sempre sorridente, con la battuta pronta. Un ragazzo per bene, che se n'è andato troppo presto ma che ha lasciato un ricordo forte che non andrà mai via.
Questo era Antonello Siravo, un anno dopo la sua scomparsa a Lancellotta, quadrangolare, solidale con in campo le rappresentative di Macchia, Miranda, Isernia e la squadra degli amici di Antonello, rinforzata dalla squadra del cuore di Cerro. Dall'assù, ne siamo certi, Antonello avrà dato indicazioni ai suoi compagni e si sarà divertito molto. Abbiamo unito, diciamo, il ricordo di Lello alla solidarietà, a una giornata dedicata anche agli altri, e quindi un binomio, diciamo, quello del ricordo e della solidarietà, che penso abbia avuto un buon successo. Calcio e solidarietà, i fondi raccolti sono stati donati all'Associazione per la ricerca sul cancro. Il ricavato è in beneficenza all'AIRC, quindi all'Associazione Italiana sulla Ricerca sul Cancro, e è un piccolo contributo che noi vogliamo dare, anche per essere da stimolo ad altre iniziative dello stesso tipo. Oggi abbiamo vinto tutti quanti perché siamo riusciti nell'intento non solo di ricordare un nostro amico che ha calcato i campi di calcio, ma abbiamo dato anche un contributo notevole anche a un'associazione che opera per il male del secolo, che è quello dei tumori, del cancro. Quindi abbiamo fatto due grosse buone azioni e quindi siamo contenti. Pomeriggio fantastico, dedicato al ricordo di un compagno unico e altresì motivo per rivedersi, ritrovarsi dopo la pandemia che ha messo a dura prova i legami sociali. È stato bello rivedere tantissimi, tantissimi amici, parecchi dei quali non vedevo da diversi anni, quindi rincontrarci con quella goliardia che sempre accompagna le squadre di calcio. È stata inaugurata oggi a Campobasso la nuova sede dell'associazione che si occupa di malati di Alzheimer. La struttura sarà presto possibile sperimentare la teleassistenza, la teleprevenzione e anche la telemedicina. Sentiamo. Aspetta. E via. Io. Inaugurata la nuova sede del Centro Associazione Molisani Malati di Alzheimer a Campobasso, la struttura è collocata all'interno della cittadella dell'economia Selvapiana e fungerà da centro diurno per i malati. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'associazione, Antonio D'Ambrosio. Nella struttura sarà possibile sperimentare teleassistenza, teleprevenzione e telemedicina. C'è un luogo oggi a Campobasso dove possiamo avere maggiore fiducia e speranza per i malati di Alzheimer, e in questo luogo abbiamo la possibilità di sperimentare con un progetto col Comune di Campobasso la teleassistenza, la teleprevenzione e la telemedicina. Quindi abbiamo il centro diurno per gli malati di Alzheimer e la gestione di un progetto sperimentale unico in Italia per gli ultrasettantenni che aderiscono per controllare il loro stato di salute e dare delle risposte scientifiche e mediche. Progetto realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Campobasso. È frutto di una collaborazione tra il Comune di Campobasso e l'Associazione di Caffè di Arrighetta. Riteniamo che sia un'importante ulteriore offerta. Stiamo cercando, insomma, di darci da fare sul tema del socio sanitario, che purtroppo ha bisogno sicuramente di maggiore attenzione. Noi facciamo la nostra parte e interloquiremo con l'ASREM perché si possono ampliare sempre di più servizi di questo tipo. Presente al taglio del nastro per la benedizione della nuova opera assistenziale cittadina il vescovo della diocesi Giancarlo Maria Bregantini. Domani infine un importante convegno. Dopo il taglio del nastro di oggi vi aspettiamo domani alle 5 di pomeriggio, sempre qui in sede, dove abbiamo organizzato un convegno dal nome Il Caffè Alzheimer, appunto il caffè di Enrichetta dopo il Covid, e interverranno il neurologo, il dottor Paolo Bellantonio, la nostra psicologa e psicoterapeuta Maria Giovanna Venditti, il presidente dell'associazione Antonio D'Ambrosio, e le conclusioni saranno a cura del presidente della nostra regione.
Letture in madrelingua per bambini da 0 a 6 anni. Villa De Capua ospiterà da dopodomani 22 settembre al 1 ottobre la biblioteca itinerante dell'AIB e questa mattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione. Una biblioteca mobile pensata e dedicata ai bambini fino ai 6 anni. L'iniziativa si terrà dal 22 settembre al 1 ottobre nello splendido scenario di Villa De Capua a Campobasso, un'idea nata dalla collaborazione tra amministrazione comunale e l'associazione Nati per Leggere e rientra nel cartellone degli appuntamenti di settembre in città. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione, a spiegare nel dettaglio l'iniziativa, l'assessore alla cultura Paola Felice. È un'iniziativa finanziata dal CEPEL, il Centro per la Lettura, e grazie all'aggiudicazione di un bando da parte di una serie di associazioni siamo particolarmente orgogliosi perché vanno nella direzione di consolidare quel patto della lettura che abbiamo sottoscritto in piena pandemia. Domani arriverà il BiblioHub, che è questa biblioteca itinerante messa a disposizione dall'AIB, interamente dedicata al progetto Mamma Lingua, che sottolinea l'importanza della lingua madre, quindi non solo per i bambini italiani ma anche per i tanti bambini stranieri che sono in Italia. Sarà un programma ricco di appuntamenti con esperti formati per promuovere questa iniziativa, che vedrà per l'ennesima volta protagonista Villa De Capua. L'evento, denominato Mamma Lingua in Viaggio con BiblioHub, tende anche a includere i bambini stranieri con letture in madrelingua per rendere questa esperienza ancora più coinvolgente alla portata di tutti, come spiegato dal rappresentante dell'associazione Nati per Leggere, Nunzio Colarocchio. Nati per Leggere da sempre è stato sensibile all'importanza della lettura ad alta voce in famiglia fin dalla più tenera età. Tutti i bambini hanno bisogno di storie. I bambini che non sono di madrelingua italiana, che vengono da fuori, hanno ancora più bisogno di storie, perché le storie sono un'ancora, le storie sono una zattera, le storie sono un ponte, permettono di rimanere come un'ancora attaccata alle proprie radici, di avere un punto di sicurezza, che è la zattera, che ci permette di superare le difficoltà a cui loro sono più sottoposti, e avere un ponte con il loro paese d'origine, dimenticare la propria lingua d'origine, non saperla comprendere, non saperla parlare, non saperla leggere, sarebbe per loro un dramma. Questi bambini non hanno i nonni, gli zii che gli raccontano delle storie, sono una cosa così importante per la crescita, per la salute psichica di un bambino, e non hanno nemmeno la possibilità di recuperare questa cosa in un asilo, in una struttura pubblica, se questa struttura pubblica non è sensibilizzata a questa storia, a questa cosa. Per cui portare libri in queste famiglie in lingua madre, in africano, in indiano, oltre che in tedesco, in francese, in tutte le lingue, sarebbe una grave mancanza. È il momento del meteo. Scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per martedì 21 settembre. Correnti settentrionali giungono sulla regione portando annuvolamenti sparsi e rischio piogge, venti deboli con temperature in lieve calo. Vediamone nel dettaglio: Campobasso minima 13, massima 24, Isernia minima 15, massima 23, Termoli minima 20, massima 26, Venafro minima 14, massima 23 gradi. Ed ora solo qualche istante di pausa, restate con noi, tra poco la pagina sportiva. Ed eccoci tornati insieme per l'ampia pagina sportiva. Vedremo tutti i risultati a partire dalla Lega Pro per arrivare alla promozione. Partiamo proprio dal campionato di Serie C. Si è giocata nello scorso weekend la quarta giornata stagionale. Tutti i risultati: Catania-Bari 1-2,
Fidelis Andria, Vibonese 1-1, Juve Stabia Campobasso, l'anticipo del sabato 0-0, Latina Foggia 1-1, Messina Virtus Francavilla 1-0, Monopoli Avellino è il posticipo di giornata e poi la sconfitta del Taranto contro la Paganese per 2-1, Palermo Catanzaro, un altro pareggio 0-0, Potenza Monterosi 1-1, Turris Picerno 0-1. E vediamo in classifica, comanda il Bari con 10 punti, a 9 il Monopoli, 7 per Taranto e Paganese, 6 per Catanzaro, Juve Stabia, Virtus Francavilla, il Foggia è a 5 punti insieme al Campobasso, al Messina, al Latina, al Palermo e al Picerno. Poi vediamo la Turris con 4 punti e via via le altre. E quindi un buon pari per il Lupo, che ha ricevuto i complimenti anche di mister Novellino, allenatore della Juve Stabia. Cudini nel post partita ha detto: un punto che fa morale e classifica. Sentiamo. Terzo risultato utile consecutivo lontano dalle mura amiche. Due pareggi e una vittoria. Segno X contro Avellino e Juve Stabia, mica le ultime del raggruppamento. Vittoria a Viterbo contro il Monterosi, avversario alla portata. I numeri dicono che il Campobasso è tosto e può giocarsela con chiunque. Sempre i numeri dicono che Cudini sta lavorando alla grande, perché a Castellammare i lupi hanno tenuto botta, si sono difesi, ma hanno saputo anche rispondere colpo su colpo. Insomma, pareggio più che meritato e grande soddisfazione in tutto l'entourage. Mister Cudini, al termine del match di sabato pomeriggio, ha parlato di prova di sostanza e di un punto che fa morale e classifica. Il tecnico ha altresì aggiunto che la squadra è in crescita, ma deve migliorare sotto porta, deve capire quando è il momento di colpire. Complimenti al Campobasso sono arrivati anche da Walter Novellino, ex tecnico INA di Venezia, Piacenza e Torino. Ottima squadra e pari giusto le sue parole. E ora inizia una nuova settimana di lavoro. Domenica si torna al Romagnoli per la prima, almeno si spera, affermazione tra le mura amiche. L'avversario è forte, la Fidelis Andria, ma dietro in classifica. Ed ora la Serie D, prima giornata di campionato nel girone F. Vediamo tutti i risultati. Alto Casertano Montegiorgio 0-0, Fano Vastese 2-2, Fiuggi Notaresco 0-1, Nereto Chieti 0-2, Pineto Castelnuovo 1-2, Porto d'Ascoli Matese 2-0, la vittoria del Tolentino a Recanati per 4-0, rinviata Trastevere San Benedettese e la sconfitta interna al Ditella del Vasto Girardi ad opera del Castelfidardo per 1-2. In classifica al momento in testa ci sono Tolentino e Chieti insieme a Porto d'Ascoli, Castelfidardo, Castelnuovo e Notaresco con 3 punti e naturalmente ci sono poi Vastese, Fano, Alto Casertano, Montegiorgio con 1 punto e tutte le altre con 0 punti. E insomma, è iniziata male questa stagione per il Vasto Girardi in Serie D, che è andato subito sotto al 55esimo a causa di un'autorete di Minichillo. Al 57esimo, dopo pochi minuti, ha raddoppiato Braconi. All'83esimo, sul finale, il gol che ha accorciato le distanze di Guida per il definitivo 1-2 al Ditella. La società gialloblu però non drammatizza per questa sconfitta iniziale col Castelfidardo, serve più cattiveria, le parole del direttore generale Antonio Crudele. Ed ora andiamo in eccellenza con dei risultati che hanno del clamoroso, soprattutto quello dell'Isernia, sicuramente il più clamoroso di tutti in questa seconda giornata del massimo campionato di calcio regionale. Attilia Samnium Volturnia 1-4, Ururi Isernia, ecco il risultato clamoroso, 2-1, la sconfitta in trasferta dei biancocelesti. Boiano Castel di Sangro 4-2, Cliternina Campobasso 1919 0-1, Olimpia Agnonese Sesto Campano 2-2, Pietramonte Corvino Gamba Tesa 2-1, Real Guglionesi Termoli 1920 0-1, infine la sconfitta del Venafro in casa per 1-0 ad opera del Campo di Pietra. In classifica il Termoli e il Campo di Pietra sono a punteggio pieno, 6 punti, 4 per Volturni Agnonese e Sesto Campano, a 3 ci sono Gamba Tesa, Isernia, Boiano, Venafro, Ururi, Campobasso 19 e Pietra Montecorvino, un punto per la Cliternina e chiudono
con 0 punti, il Guglionesi, il Castellisangro e l'Altilia Samnium. Siamo solo alla seconda giornata, però già fa rumore questa sconfitta dell'Isernia, arrivata del tutto in maniera inaspettata, e è andato sotto il club biancoceleste, il team biancoceleste al 40esimo ad opera di Colabella. Dopo un minuto ha raddoppiato per l'Ururi Occhio Nero e l'Isernia è riuscita ad andare in gol solo veramente sul finale, in zona Cesarini al 96esimo con un gol di Nicola Panico. Il risultato finale, lo abbiamo detto, 2-1, e adesso l'Isernia dovrà subito riscattarsi con la prossima in casa. Viste le alte ambizioni del club per la promozione, tutti i risultati anche in questo caso seconda giornata stagionale: Atletico San Pietro in Valle, Spinete 7-0, Esernia Fraterna, Juvenes 2-3, Baranello Virtus Gioiese 2-3, Guardia Alfiera Turris 0-2, Maronea Donkey Sagnone 3-2, Ripali Mosani Torre Maggiore 3-0, Termoli Polisportiva Petacciato 1-3, Trivento Campomarino 4-7. E vediamo in virtù di questi risultati la classifica a punteggio pieno: 6 punti ci sono Atletico San Pietro in Valle, Turris Campomarino, Virtus Gioiese e Petacciato, a 4 punti la Maronea, 3 per Ripali Mosani, Trivento, Juvenes e Termoli 2016, un punto per lo Spinete, chiudono con 0 punti Donca e Sagnone, Baranello, Torre Maggiore, Guardia Alfiera ed Esernia Fraterna. E dopo questo quadro sul calcio a 11 parliamo di calcio a 5, in particolare dell'interessante convegno che si è svolto sabato a Campobasso in apertura del quadrangolare organizzato dal CUS Molise. Si è parlato al Pala Unimol delle similitudini e delle differenze tra le fasi del calcio, e Francesco Presutti ha intervistato nell'occasione Maurizio Rivellino, che è proprio il presidente del CUS Molise. Sentiamo. Maurizio Rivellino, presidente CUS Molise. Maurizio, siamo ormai, tra virgolette, alla terza edizione di questo quadrangolare. Sì, terza edizione di un quadrangolare di alto livello. La giornata oggi la apriamo con un clinique di qualità e relatori tecnici e professori di assoluto livello. Per noi è una grossa soddisfazione poter ospitare squadre di Serie A che saranno sicuramente protagoniste del campionato di calcio a 5. A ottobre inizierà il nostro campionato col CNL CUS Molise, che ormai abbiamo per il terzo anno consecutivo abbiamo consolidato una buona stagione, e speriamo bene per il proseguo. Ecco, un campionato, come dicevi tu, terzo consecutivo in A2, ovviamente la società non farà neanche in questa stagione il cosiddetto passo più lungo della gamba, quindi con budget moderato, ed è questa la politica che proseguirà. Assolutamente, questa è una nostra politica che ci abbiamo da sempre. Innanzitutto mettiamo su una squadra cercando di valorizzare i giovani con giocatori di esperienza e di qualità, anche italo-brasiliani, ma certamente non faremo mai il passo più lungo della nostra gamba. E però comunque devo dire che, insomma, anche quest'anno il CNL CUS Molise, il presidente Nicola Dell'Omo, con tutto il suo staff dirigenziale, con Marco Sanginario, hanno messo su una squadra sicuramente migliore dell'anno scorso, molto dinamica, molto giovane, quindi insomma ci sono tutte le premesse per far bene. Anche perché, Maurizio, il girone, almeno sulla carta, si presenta particolarmente difficile. Assolutamente sì, e quando si parla di futsal si parla innanzitutto di squadre laziali, che sono sicuramente la storia del calcio a 5 nasce lì, quindi quando abbiamo un girone nel quale ci sta Lazio, Molise, Campania, Abruzzo, dove l'Abruzzo pure c'ha una tradizione di calcio a 5, sicuramente
di alto livello, è chiaro che il tasso tecnico sale. Però questo è, io la ritengo più un'opportunità, perché questo è il modo per crescere, per alzare il livello tecnico nostro e anche per avere soddisfazioni, diciamo, da un punto di vista dello spettacolo. È tutto anche per questa edizione, come sempre vi ricordo potete rivedere tutti i nostri TG, tutti i nostri servizi online tramite il sito www.teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.